ciao. Che presentazione, neanche dovesse andare Albert Einstein. Ma dai, tu sei il nostro amico geniale. Benvenuto. Guarda, accomodiamoci in queste fantastiche poltrone che ovviamente ci tengo a dirlo sono completamente riciclate, ecosostenibili, eccetera, eccetera. Anzi, guarda, colgo l'occasione per ringraziare tutte le maestranze RAI, che, soprattutto della squadra Roma 1, dello studio 6, del centro di produzioni TV Fabrizio Frizzi, che l'hanno reso possibile, così queste poltrone come tutti gli altri. È un posto storico questo, è un posto assolutamente storico. Allora Mario, sai che io ti ho chiamato, anzi noi ti abbiamo chiamato perché in realtà abbiamo da porti delle domande e tu ci puoi dare delle risposte. Le risposte però sono sempre un po' sopravvalutate rispetto alla domanda. L'importante è farsi le domande giuste, ecco, le domande giuste. E questo è giusto, le domande giuste, che, sono d'accordo. Che però penserei di fare io a te. No. No, qui mi spiazzi. In che senso? Tu a me le domande... Sei preparato, no? Ma ti ho chiamato io per farti le domande. Sì, però... Vabbè, ma fa appella di ricordi scolastici, qualche cosa avrai studiato a un certo punto. Ma è qualcosina, forse sì. Però ecco, per fare le domande. Allora, vabbè, io ti faccio delle domande, poi al massimo ci riflettiamo insieme. Mi dai un aiutino magari, vabbè, ecco, sentiamo. No, aiutino. Vabbè, allora, parliamo prima di tutto di plastica. È un problema ambientale interessante. Allora, assolutamente. Secondo te... Sì? Quanta plastica riesce a ingerire in un anno un sapiens, un uomo? Quanta? Ma perché l'uomo mangia la plastica? No, non è che mangia la bottiglietta. Vabbè, facciamo così. Ah, ti do delle risposte obbligate. Sai come si faceva una volta? Scegli una delle tre. A quiz? Cioè a tipo quiz. A, B, C, eccetera? Esatto. Ma fantastico, così. Questo io peraltro ho sempre sognato di condurre un quiz, però sugli argomenti serio? Scientifici. Tu che sei un divulgatore. Più divertente. Questa è la prima volta. Vabbè, allora, vai, facciamo ricominciamo. La domanda da capo. Sì. Quanta plastica ingerisce un sapiens, un uomo, in un anno? Allora, pronto, concedo. Sì, mi concedo, tipo quiz. Primo, meno di 20 grammi. Sì. Più di 20 grammi di plastica, oppure dipende da quanto c'ha fame. Ma allora, così su due piedi mi verrebbe da dirti dipende da quanto ha fame. Ma come? Perché... Allora, noi purtroppo ingeriamo in media più di 20 grammi di plastica ogni anno senza nemmeno accorgercene. Sai, magari ti attacchi alla bottiglia, magari mangi organismi che hanno ingerito questa plastica. Pensa che adesso addirittura è arrivata dentro il fitoplancton, sai quei minuscoli organismi che stanno certo. in mare? Si è messo insieme, ha formato praticamente una chimera biologica fatta di plastica e di biologia. Dunque noi la mangiamo senza saperlo e ne mangiamo tanta e non è un bene. E non è assolutamente un bene, direi. Vabbè, qui hai sbagliato, però... Ho sbagliato, vabbè. Seconda domanda. Dai, vabbè, mi giustifico. Allora, seconda domanda. Negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 10, c'è stata una recrudescenza di allergie, no? Le persone soffrono di più di allergie. Perché c'è stata questa recrudescenza? Perché sono aumentate le allergie, secondo te? Vado con le tre possibilità. Sempre quiz. Allora, la prima è le persone... sono più cagionevoli di salute di loro. Le piante producono per caso più polline? Allora in questo caso. Oppure stavamo male anche prima, ma nessuno se ne accorgeva o non se ne lamentava proprio. Sì. Dai. Ma ti direi per esclusione, direi le piante producono più polline? Ma come mai hai indovinato così? Questo è giusto. E vai, ci ho preso! Questo è giusto. Vabbè, è la seconda, ci ho preso, meno male. Succede che in risposta alla pressione inquinante che c'è nell'ambiente è come una forma, diciamo così, impropriamente di difesa delle piante questa produzione eccessiva. Poi, siccome l'inquinamento ci danneggia tutti il sistema respiratorio di più, si calcola che oggi al mondo solo una persona su 100.000 respira aria pulita. Tu pensa un po', pochissimi. Ecco, allora anche per questo soffriamo di più di allergie. Un tempo non c'erano queste, adesso sono novità. Penso. Vabbè, questa l'hai azzeccata. Due. L'ultima. Una su due. L'ultima. Ah, c'è anche l'ultima. Questa però è più importante, Più importante era. È più importante. Come facciamo a sapere che il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, è vero, cioè avviene realmente, non è invece un'invenzione? Tre possibilità di risposta. Perché in estate sudiamo molto. Perché si vendono meno coperte di lana, dunque vuol dire che fa più caldo. Oppure ci sono degli studi scientifici che lo certificano? Allora, guarda, detta così, secondo me tutte e tre. Questo mi gioco, non è possibile, la tripletta, tutte e tre. Infatti è vero, in è realtà vero. Hai ragione. Ho vinto anche questa. Fantastico. Perché? Plan. Sì. Solo un secondo di spiegazione. Perché? Che cosa succede?
che la nostra sensazione di calore è importante, no? Spesso parliamo di temperatura percepita, però in realtà la temperatura è sempre quella, casomai l'umidità che ti fa cambiare idea. Ma il problema è che gli studi scientifici hanno misurato che negli ultimi anni abbiamo registrato gli anni più caldi di sempre e purtroppo, lo dico perché sai c'è anche tanto negazionismo in giro, sappiamo che dipende dalla nostra attività. Cioè siamo noi questa volta per la prima volta a modificare il clima. Penso. È una cosa che non è una buona cosa. Non è una buona cosa, è tragica. Allora io ovviamente in tasca non ho la risposta a questo problema, nel senso quantomeno risolverlo. Come risolverlo sicuramente a livello globale non ce l'ho, però qua dovrei avere una soluzione quantomeno per portare un po' di gelo in studio. Cioè io ti propongo, nel senso abbassare la temperatura quantomeno nello studio. Io ti propongo, dentro questa busta tu avrai, vedrai, delle cartoline, fidati Mario. E per portare appunto a rinfrescare un po' l'aria, fare un po' da condizionatore fresco, diciamo, dello studio, ci sono delle freddure. Quindi io ti propongo, ti sfido a duello. Beh, su delle freddure. Sei pronto? Chi inizia? Comincia, te. Inizio io? Sì. Vado io, dato che mi hai fatto le domande prima qui, che mi hai tirato un po' in imboscata. Vado. Sai come sono fatte le pellicce ecologiche? Le pellicce ecologiche? Di plastica. Vabbè, con le marmotte catalitiche. Mamma mia. Questa, no, però, vabbè, non è male, però dobbiamo decidere qua, vedi, abbiamo giustamente il riciclo della carta e io questa non so, la teniamo o la buttiamo? Questa qua, la butto, hanno detto che la butto, quindi la butto, vai, tocca a te. Tocca a me. Tocca a te. Allora, a vedere la mia ultima bolletta, sembra quasi che questo riscaldamento globale lo stiano facendo pagare tutto a me. E cosa dici? Cosa fai? La butti o la tieni? Che facciamo? E facciamo? La teniamo. La teniamo. La buttiamo, la teniamo. Questa la teniamo. La rimetto nella busta, vai. Non abbiamo le idee molto chiare, ragazzi, sulle freddure. Questa diciamo, era orrenda questa. Questa no, era vabbè, dico quindi la buttiamo, io la buttiamo. Ma io la butterei. La buttiamola, dai, buttiamo. Ok, vado avanti, tocca a me. Tocca di dove a me. Sono veramente concentratissimo su questa cosa. Allora, volete sentire un progetto molto eco? Sì. Progetto. Vabbè, questa dalla reazione mi segue, io la terrei, è simpatica, è un jolly. La teniamo, Mario, è la tua volta di nuovo. Questa era una schifezza pure. No, vabbè. A me piace, mi piacciono queste cose non senso. Vai, tocca a me, Sì, prego. Vado? Sì. Ho smesso di lavarmi per non inquinare l'acqua. Poi ho capito che così inquinavo l'aria. Vabbè. Comunque non sta funzionando tanto l'abbassamento della temperatura, perché qua vedo che c'è anche un grande calore. Beh, che devo fare con questo? Quindi nell'ottica ecologista io la butterei, perché tanto in realtà non ha riscaldato troppo. Ecco, allora l'ultima è l'ultima mia, poi tocca l'ultima tua. Lungo le autostrade ha aperto una nuova catena di ristoranti ecosostenibili, sì, che fa panini con la farina di insetti. Gli autogrilli si chiamano. Vabbè, questo è un po' meglio, Allora, teniamo. Io ce n'ho già due. Prego, l'ultima te, Mario. Vado con l'ultima, Allora, vai. Molti credono che io, da ecologista, vada in bicicletta per tenere pulita la mia città. In realtà vado in bicicletta per tenere pulita la mia auto. No, questa è stata, per me è strepitosa, questa è bellissima. Chi vince questa? Vince la teniamo. Questa. Quindi questa la teniamo. Devo dire che in realtà vince chi ne tiene di più. Mi dispiace, Mario, questa volta. Hai vinto io. Prima mi dispiace, lo devo dire. Allora, io ragazzi, forse la temperatura del mondo non sarà diminuita, però un po' di gelo nello studio l'abbiamo portato. Noi ti ringraziamo davvero per essere venuto a trovarci. Grazie, Mario. Ci vediamo la prossima settimana.